Ciao a tutta, bentornato o benvenuta se è la prima volta sul mio canale. Questa settimana guardiamo insieme un unboxing Killstar dal sito europeo. Iniziamo! Se vi piacciono i miei video vi invito a seguirmi su Instagram dove sono attiva durante la settimana e ovviamente iscrivervi al canale e interagire con i video. Campanellina, mi piace e commenti sono ben accetti. Sono in versione super casalinga perché è prestissimo, io poi oggi devo andare via quindi non avrei altro momento se non la primissima mattina per farvi vedere queste cose. Parliamo un attimo delle premesse di quest'ordine. È un ordine che ho fatto il 29 di aprile ed è arrivato il 4 di maggio, quindi sono stati molto molto rapidi. Sul sito europeo di Killstar la spedizione è gratuita sopra i 100 euro e se avevate un account sul sito inglese potete riscattarlo e recuperare tutti i punti che avevate accumulato prima, quindi non sono andati persi i vostri sconti. Una cosa da notare molto buona che non facevano con Killstar Inghilterra è che io non ero presente al momento in cui è arrivato il pacco. Invece di essere stato rimandato e riportato un giorno o due dopo, mi hanno lasciato un bigliettino dicendomi dove l'avevano lasciato e l'hanno messo nel punto UPS più vicino. Perciò se vi arriva il pacco e sapete che non siete in casa, avete tempo fino a 15 giorni per ritirarlo in un punto UPS che in genere sono la mia e un tabacchi, però so che sono anche farmacie e librerie. Spero che questa transizione vi sia piaciuta, pensavo di fare questa parte di video mostrandomi, ma per questa settimana ho deciso di fare pausa e vi faccio vedere qual è il motivo del mio haul di regali. Gli appassionati tra di voi sicuramente lo riconosceranno già, ma questo è uno dei primi design che è stato fatto dei Creature, è l'Original Vampire che attualmente sul mercato è impossibile da trovare se non ha dei costi veramente da collezionisti, intendo dai 200 ai 300-350 anche in alcuni casi, che la mia gentilissima e cara e adorabile amica, quella che mi ha dato metà della sua collezione, che avete visto negli scorsi video, ha deciso che preferiva piuttosto avere il cuscino del Dark Lord e fare un cambio con questo, perché io volevo comprare, vi metterò qua, il Fetish, che è uno degli ultimi che è usciti, e dopo c'è stato il Pastel, al quale ormai è impossibile, essendo in edizione limitata, accedere, perché o vi mettete la sveglia e pregate che il sito funzioni, perché ovviamente entrano tantissime persone nello stesso momento e collassa, classico, però così ve lo posso far vedere per benino. Per il costo originale, ovvero 30 sterline, 33 euro, come quelli che abbiamo visto nel video della casa, va più che bene perché è un design comunque originale, c'è la sua pancettina, le ali sono in similpelle, qua c'è un pezzettino di fil di ferro, quindi volendo, tipo lei lo teneva appeso così, mi ha detto, io ora vedrò con la camera e tutto, c'è gli occhiettini a bocconcini, questa è, ah, questa è una cosa molto bellina perché tutti i design che hanno rifatto poi dopo non hanno la luna ma hanno il pentacolo che secondo me, non lo so, con l'idea di un vampiro, di un pipistrello, c'entra e non c'entra. Però ecco, questo è il motivo del mio ordine, uno scambio, e poi da lì ho detto approfittiamo, ne sono 6 mesi che non ordino e faccio un paio di regali. E ora si torna alla recensione. Quindi questo è un ordine di regali. Era diversi mesi che non compravo da Killstar e ho deciso di fare un po' di regalini a giro per qualche evento. Quindi guardiamo cosa c'è. Allora, innanzitutto non vedo il tagliandino. Io mi sono segnata cosa c'è, cosa avevo ordinato, così ve lo posso comunque dire. Questi sono i Black Magic Cookie Cutters, che sono venuti 10 euro. Vi lascio anche delle immagini di stock, però come vedete sono delle formine per biscotti a forma qui di bafometto, eccetera. Di questi ho anche la collezione prima che fecero, quelli a forma di cristallo, e volevo provare a prendere anche questi perché a una mia amica erano piaciuti tanto. Mi hanno consigliato
per far venire fuori così definito sulla pasta il disegno, di usare l'olio spray o comunque di imburrare la formina ogni volta che si toglie dalla pasta. Proveremo, vi farò sapere. Abbiamo questa che è la Witchcraft Cauldron Mug, 100% ceramica, 12 euro. Anche se sono regali, li sto guardando tutti perché, appunto, se ci dovesse essere qualsiasi problema, almeno posso avvertire subito e sentire per un rimborso cose piuttosto che darli rischiando che siano fallati. Mi sembra in posto. È una tazzina a calderone nero con sopra scritto Witchcraft perché una mia amica invidiava quella che io ho regalato a un'altra amica e allora gliel'ho comprata anche a lei, così non se le rubano più a vicenda. Però come vedete è un po' più grande di quelle da 33 secondo me. E anche questa ad esempio ha il bordo grande che dicevo nell'haul, quello degli oggetti di casa ad esempio. A me piace esteticamente questa ma non la userei, ma tanto non è per me. Questo è molto bello, che è il Dark Lord Cushion 100% poliestere polimateriale, 30 euro, e questo è l'oggetto che scambierò. C'è da dire che me lo aspettavo molto meno massiccio. Bello! Come vedete è comunque della collezione di Cryptures, quindi ha il suo taghettino, non è un'edizione limitata, quindi ha solo il suo tag normale. Mi sembra tutto a posto. Sì, direi che è tutto a posto. È molto più chunky di quanto non pensassi. Come vedete, è molto fofoloso e molto grande perché tipo metà del mio busto. Bel cuscinozzo. I resti dei regali sono per dolce metà perché finalmente ho preso quella coperta che tanto voleva e non potrà più lamentarsi che siamo pieni di coperte che non piacciono oppure che non coprono. Tutte e due, perché adesso abbiamo sul divano una coperta gigante Killstar, ora avremo questa coperta gigante Killstar sul letto e poi ci sono le due piccoline per me quando sono da sola, cioè mai, ma è un altro discorso. Questa coperta si chiama I Am Magic Bed Spread. 100% polimateriale, 42 euro. È un po' caro, ma è il discorso che facciamo ogni tanto qui sul canale su Killstar. Se pensate a quanto è grande, perché è più grande del nostro letto, è un letto IKEA, la versione King, la Queen, insomma, quella più grande, ed è tipo 200x180 e avanza un po' di spazio, cioè volendo potrei rincalzarlo sotto il materasso che è parecchio alto. Quindi trovarne uno così grande, con una qualità di blade buona, con un design così, ci sta, è il suo prezzo. Il tag è nuovo, guarda bello, c'è una luna sbrillucicosa. Ci sono questi aggeggini qua che mi ricordano un po'. Non ve lo dico cosa mi ricordano perché non me lo ricordo più nemmeno io. E poi c'è il serpente, c'è la bottiglia, c'è il libro degli incantesimi, barbidoni, odora un pochino di chiuso ovviamente, quindi è il caso di lasciarlo un po' all'aria. E le ultime due cose sono due magliette, sono tutte e due della collezione maschile, quindi 100% cotone, e sono due L. Perché ho intenzione di fregarle anche io, quindi sono sue, ma sono anche un po' mie, come tutto il resto dell'armadio. Questa è la Bind Me T-shirts e questa è la Life is No Joke. E sono venute 27 euro ognuna. Io ho pagato un po' meno del totale perché avevo comunque ancora un codice sconto. Le maglie stampate Killstar in genere arrivano sempre con questa pellicolina per evitare che si danneggi la stampa. Sì, hanno proprio cambiato il tag su tutto ed è bellissimo questo tag. Ed ecco qua la maglia con la vita non è una battuta, le battute hanno senso. Dolce Metà in genere indossa cose molto più colorate, infatti io adesso sono vestita col suo cosplay perché ho fregato.
la camicia da casa e la bandana perché non volevo stare a truccarmi e mettermi tutto, ma almeno la parrucca ci ho provato. Ma evidentemente sono un agente di corruzione, ho passato al lato oscuro del sarcasmo malvagio. Rispetto a maglie che mi erano arrivate dall'Inghilterra, anche questa non odora un po' più forte aprendole. Non è niente di che, in genere scompare in qualche giorno, basta un lavaggio. Questa è bella. Allora, a me questa personalmente piace di più perché la stampa è gigante e perché ha i dettagli anche qua sulle maniche. Su entrambe le maniche ci sono delle stampine. E poi c'è scritto: gli occhi sono inutili quando la mente è cieca. E questo bel teschietto mortarello ci piace. La recensione si conclude qui, ma vi faccio vedere un piccolo pacchetto che mi è arrivato dalla Occult Box. È una piccola box contenente due mystery e un oggetto invece che ho scelto, in virtù del fatto che veniva con la spedizione in totale 8 euro, quindi si rientrava sotto la soglia minima per i dazi. Come vedete mi hanno anche dato un paio di adesivi con la loro carta del business con dietro un tarocco. Come vedete, appunto, una è una mystery box che ho scelto, un accessorio e poi l'altra invece era in offerta su qualsiasi ordine, una piccola free box. L'unica cosa che so per certo di aver preso è questo piccolo mini portacandela a forma di planchette della Ouija. È in formato mini per essere trasportabile in viaggio oppure se si vuole evitare le grosse candele normali. Allora, nella prima mystery box, questa è quella che ho comprato, c'è un paio di occhiali da sole, non si vede tantissimo nel video, ma di lato su una stanghetta hanno una scritta bianca con scritto Stay Spooky, non sono per niente male. Questo credo sia un braccialetto oppure una fascia per capelli, non ne sono sicura, con sopra i pipistrellini argento. Un altro adesivo con tutti i segni dello zodiaco e le costellazioni, e poi una collana con il sole e la luna. Mentre nella mystery bag omaggio ho trovato sempre una collanina a choker con il sole e la luna e un piccolo cristallo, un quarzo credo, perché è trasparente. Questa è la cosa che più preferisco di tutto questo haul. È un piccolo borsellino nero con sopra il pipistrello, io credo lo userò come portaassorbenti, però può essere usato veramente per tutto, anche come borsellino, ed è carinissimo. In totale appunto ho speso 5 sterline più 3 di spedizione, quindi 9-10 euro. Vi ringrazio per avermi seguito e vi auguro buona giornata, buona settimana.